chiederti, vabbè, in parte avevi già risposto, però fa sempre bene ripetersi, quali sono le sensazioni che avrai tornando al foro della prima classifica e poi quanto sarai interessato alla partita che giocherà domani questa sera, se sarai davanti alla tribuna. Faccio una premessa. Non per celebrare niente, nel senso che non dobbiamo celebrare niente, però visto che comunque siamo a metà della stagione regolare, voglio fare un ringraziamento a Daniele, a Marco, a tutto lo staff medico per il lavoro che hanno fatto fino adesso, sempre con grande dedizione, grande attaccamento e grande affetto nei confronti di tutte le situazioni che si sono presentate fino ad ora. E parlo di Daniele, parlo di Marco Sister, parlo di tutto lo staff medico, sono veramente quelli di cui si parla meno, che hanno meno riflettore, ma che invece svolgono un lavoro straordinario e che tengo a rimarcare perché non posso farlo ogni intervista, ma è presente nella mia testa veramente sempre. E questa è la premessa doverosa, ma non per dovere, per piacere di farlo, perché in effetti meritano di essere ringraziati, siamo a metà del lavoro, ripeto, non è che siamo qua a celebrare niente, ma solamente per ricordare che il loro lavoro quotidiano è di grande utilità e importanza. Detto questo, è chiaro che fa piacere andare a Milano da primi in classifica, è una partita e niente, fa piacere andare a Milano da prima in classifica, questo credo che sia una piccola gratificazione per il lavoro che hanno fatto tutti quanti fino ad ora. Sappiamo che sarà una partita molto dura, siamo probabilmente di fronte alla squadra in questo momento, non probabilmente, ho già avuto modo di dire che la squadra che prima era favorita, ora è strafavorita per la vittoria del titolo, e quindi credo che sia una partita da cercare di affrontare con la massima impegno e massima determinazione. Mi spiace solamente che ci andiamo dopo una settimana pessima di lavoro, per tanti problemi che abbiamo avuto in settimana, probabilmente la peggior settimana lavorativa che abbiamo avuto, nella quale abbiamo avuto l'influenza di Todic, che è veramente un cadavere, fino a ieri sera era veramente a terra, Follarin Campbell ancora con la spalla, nella quale non c'è nulla di rotto, di compromesso, ma ancora dolente, e fino a ieri non ha fatto ancora pallacanestro e oggi non penso neanche che faccia allenamento di basket. Bulleri ieri si è fermato per un problema muscolare, Dyson anche lui risente un problema muscolare, anche lui per un problema muscolare, direi basta. Quindi effettivamente è stata una settimana particolarmente brutta, nella quale non siamo riusciti a fare le cose che volevamo, e allenamenti veramente a ritmo ridotto e a grande difficoltà, però confido sul fatto che fortunatamente fino ad ora la squadra aveva lavorato bene, e dobbiamo ovviamente andare a Milano ricordando le cose giuste che abbiamo fatto nella partita di domenica con Sassuolo, in particolare nel primo e nell'ultimo quarto. Senta, coach, non ritiene che in qualche modo questo girone di ritorno possa essere molto più difficile di un'andata, dal momento che le squadre affronteranno forse un impegno diverso per la classifica? Io questo lo dichiaro da circa da sempre, che il giorno di ritorno sarà molto più difficile. Se tu guardi la classifica vedi che abbiamo Reggio Emilia fuori, abbiamo fuori Sassari, fuori Milano, fuori Cantù, fuori Siena, adesso dimentico qualcun altro. Quindi tutte le squadre che sono in alto nella classifica, a parte Roma, sono fuori casa. Quindi già questo ti dimostra che è un giorno di ritorno di grandissima difficoltà. Quelle che sono in casa, poi abbiamo comunque squadre
a cominciare da Roma, non questa domenica, la prossima, di coefficiente di difficoltà notevole. Quindi è un giorno di ritorno in cui molte squadre sono rafforzate, molte squadre hanno migliorato il loro modo di giocare, come normale che sia, e questa è una cosa che predico da diversi mesi, che il giorno di ritorno sarà molto più complicato. Quindi, tanto per così, per entrare un po' nella vostra mentalità, nella vostra testa intendo, è chiaro che facciamo pensiero ai playoff, questo è normale, ma bisogna guadagnarseli, perché di scontato, anche se siamo in una buona posizione di classifica, in questo momento non c'è scontato niente, perché come vedete bastano un paio di partite per essere risucchiati in posizioni molto più pericolose, e quindi quello che può sembrare scontato in questo momento, invece vi garantisco, non lo è per niente. Ci sarà da sudare e tanto. Quindi è normale che la squadra in questo momento possa essere contenta, ma non possiamo permetterci il lusso di pensare che sia facile o che ci siano delle cose più semplici. Assolutamente no, sarà difficile, complicato, e bisogna guadagnarselo assolutamente l'eventuale ingresso nei playoff. È chiaro che ci si pensa, è normale, sarebbe sciocco e stupido dire che non ci fa un pensiero, però vi garantisco, non lo faccio per tenere i piedi per terra, sono abbastanza esperto per garantirvi che sarà veramente molto complicato il giorno di ritorno. Quindi la tua domanda assolutamente veritiera. Coach, la cosa più importante che salta agli occhi di questa squadra rispetto agli anni passati è che, almeno da noi che la vediamo dalla tribuna qui o da casa, è quello che non ci si dà, cioè anche se si è sotto di 10, 12, 15, 8, 9, la squadra non dà mai l'impressione di avere. Allora, quindi questo per noi è un fatto positivo, nel senso che pur stando sotto di 10 punti a volte, siamo certi che il 90% si recupera. Ecco, come la vedi in questa situazione? Beh, è una squadra che, di questo ve lo dico fin dal primo giorno, che è una squadra che lavora con abnegazione, che lavora con... Vuol dire, sei fiducioso anche tu quando casomai qualche partita sei sotto di 8-9 punti? Sì, devo dire che non sono mai troppo preoccupato, che la squadra fortunatamente non ha mai preso delle imbarcate notevoli, magari andiamo a Milano e becchiamo 20, però sinceramente la squadra ha sempre lottato, sempre reagito in momenti di difficoltà, non abbiamo mai avuto, abbiamo sempre reagito, ci sono stati momenti non più tardi di 15 giorni fa a Pesaro, eravamo anche sotto i 16, però la squadra ha sempre avuto la forza di reagire, diciamo che una delle capacità, una delle qualità della squadra è che è capace di soffrire e quindi di riuscire magari a ribaltare risultati che sembrano compromessi. Questo è importante, anche domenica che penso non facile, credo essere sopra, poi andare sotto di 6, insomma sopra poi sotto, non abbattersi, credo che alla fine la squadra abbia avuto carattere e forza di reagire, è una delle qualità di questo gruppo, che forse, come dico da sempre, non è di un talento straordinario, ma ha qualità morali importanti fino adesso. Quindi è su questo che dobbiamo continuare a battere, a basarci, perché in effetti, ripeto, ci aspetta una partita molto dura. Oggi questo straordinario, credo anche inevitabile, entusiasmo, che c'è per la squadra, credo possa essere in qualche modo un problema, perché magari in alcuni cerchi di equilibrio, lei prima diceva, non diamo nulla per scontato, in realtà senti qualcuno che pronuncia la parola letto, continua a sognare, e il rischio in questi casi è quello di pretendere sempre più quando in realtà è stato fatto qualcosa di straordinario. Non so se è una pretesa, la squadra credo che abbia fatto cose importanti, noi dobbiamo cercare di essere sereni, di essere più tranquilli possibili, ti posso dire che tanti complimenti per ragazzi giovani possono essere pericolosi, questo sì. Da parte mia sono molto cauto, mi conoscete ormai, quindi sono abbastanza, non dico freddo, ma è neanche insensibile, però è chiaro che purtroppo in età diversa, per potermi lasciare, per lasciarmi, diciamo così, troppo lusingare da queste cose, e quindi cerco di mettere la squadra in guardia come posso,
l'obiettivo è cercare di stare con i piedi per terra, i complimenti fanno piacere, troppi diventano pericolosi. Ripeto, in questo momento io non mi sento dare per scontato nulla, anzi, quindi è chiaro che cerchi di far bene ogni domenica e di vincere ogni partita. Poi dopo quello che succederà lo vediamo a fine stagione. In questo momento l'obiettivo è cercare di essere i più maturi possibili. Sai, quello che voglio dire è che non è facile mantenere concentrazione e intensità costante, nel senso, abbiamo fatto benissimo fino a Cantù, poi abbiamo fatto due sconfitte perché abbiamo mollato un attimo, poi ci siamo ripresi. Insomma, è una squadra questa che deve cercare, quella è la difficoltà maggiore, riuscire a mantenere un tipo di intensità, di mentalità costante da adesso in avanti. Questa è la difficoltà, è il loro sforzo, è questo che loro devono cercare di fare. Non so se sono tutti capaci di farlo, perché non l'ha mai fatto. A parte Bulleri, che è il giocatore più esperto che abbiamo, non tutti, e forse non dico nessuno, ma non tutti hanno la capacità di stare sul pezzo in maniera così costante. Gestire, diciamo, in qualche modo. Sì, gestire la situazione, ma anche proprio di avere di autogestirsi da questo punto di vista, nel senso di avere la capacità di stare sul pezzo in maniera così dura, ok, e rigida e costante. Questa può essere la difficoltà. Questa settimana ho parlato della trasmissione di Snell, nel senso che lo considero un giocatore intelligente, nel senso che fa quello che deve fare, cioè se il tiro non va, abbiamo visto che non tira. Come, che ne pensa? Cioè, si accontenta di questo? Ma ti dico, allora, se devo essere sincero, ti do una risposta sincera. Io penso che il numero 3 titolare in generale debba dare qualcosina in più. Qual è la scusante per Michael Snell? Che è un rookie e che sapevamo che sarebbe andato incontro a difficoltà. Quindi adesso, secondo me, che ha capito dopo 15 partite come il campionato, mi aspetto un miglioramento. Mi aspetto che il giocatore... Com'è? Usa la testa. Sì, mi aspetto che il giocatore faccia vedere qualcosina in più, perché adesso le difficoltà aumentano, adesso sarà più difficile e quindi lui deve cercare di adeguarsi alle maggiori difficoltà. Vediamo se è in grado di farlo. Non è facile, perché è un ragazzo giovane. E sapevamo che poteva avere delle difficoltà, ne ha avute, qualche volta si è tirato fuori, altre meno. Il rendimento a volte... Perché noi vediamo la squadra nel suo complesso, ma se andiamo ad analizzare, noi ci siamo sempre detti che il miglioramento della squadra passava attraverso i miglioramenti di Aminu, in passato vi ho detto, di Lewis e di Snell.